Benvenuti, torno con un video, una sorta di vlog sfida dopo una piccola assenza qui sul canale, ma ho avuto i campionati italiani, il lancio di un nuovo corso e altre cose. Sfida sulle bandiere, perché ultimamente stanno andando molto di moda appunto le bandiere, conoscere tutte le bandiere con i relativi stati, principalmente grazie a un filtro su TikTok, e quindi ho detto perché non fare una sfida nel provare a memorizzare tutte le bandiere e tutti gli stati in poco tempo. Infatti la sfida di per sé non è difficile, però aggiungendo un elemento di tempo sarà un po' più interessante. Ho deciso di fare il tutto in meno di 3 ore, quindi l'obiettivo è di scendere sotto le 3 ore nell'intera memorizzazione. E tra l'altro io in questo momento ho il Covid, con abbastanza sintomi. Adesso già sto leggermente meglio rispetto ai primi giorni, però sono decisamente rallentato mentalmente a livello di energie, quindi ovviamente il tutto è più difficile. Per cui avevo l'idea di fare questo video e adesso col Covid ho detto facciamolo adesso proprio per aggiungere un piccolo elemento di difficoltà in più. Tra l'altro pare che il Covid in alcuni casi abbia degli effetti negativi sulla memoria, quindi molto bene, un po' come, non so, un calciatore che si infortuna alle gambe. Gli stati del mondo sono 208 e di livello diverso, insomma, ci sono quelli riconosciuti sovrani, semi o non riconosciuti, ma a noi non interessa, memorizzeremo tutti e 208 gli stati con relative bandiere. Prima di iniziare con la memorizzazione, però, facciamo un test iniziale. È sempre bene capire da che livello si parte. Io credo di partire da un livello abbastanza basso, nel senso che ammetto di essere abbastanza ignorante su stati e bandiere, a parte insomma quelli molto conosciuti che ci sono vicini, per cui facciamo un piccolo test per capire da dove iniziamo. Ho trovato questo sito dove fare la sfida iniziale in cui ci faranno vedere 25 bandiere e dovremo indovinare il nome. In realtà è molto ma molto più semplice perché ci viene fatto vedere il nome. Nel test finale non sarà così, semplicemente vedremo la bandiera e dovrò dire insomma il nome, quindi qua è molto più semplice, però come test iniziale ci sta. Allora, già sono in difficoltà, non Brasile ovviamente, Bolivia, ok, questo non ne ho assolutamente idea, non Seychelles, Togo, no, Guinea, no, ok, Togo, e Grecia, no, assolutamente no, ok, 12 su 25, considerando che c'erano i nomi, quindi molte sono andato ad esclusione, se non addirittura a fortuna, risultato abbastanza basso, ma non pessimo, ecco. Eccoci qui, pronti per partire con questa lunghissima lista di tutti gli stati in ordine alfabetico. Qui abbiamo il timer, ricordiamo la sfida è stare sotto le 3 ore. 3, 2, 1. Si parte. È passata la prima mezz'ora e le cose procedono molto molto velocemente, più di quanto pensassi. È appunto passata poco più di mezz'ora, 34 minuti, e sono già qui, quindi poco oltre metà, alla L. Naturalmente non le so tutte perfettamente queste che ho visto fino adesso, le ho memorizzate, ripassate più volte, fatto il recall, quindi copro e dico il nome per vedere se la so e le so quasi tutte. Alcune sono piuttosto simili, ancora non le so perfettamente, esito un po', però le so quasi tutte, già appunto siamo alla L, quindi molto molto bene. Adesso vi spiego un po' la tecnica che sto usando. La tecnica che sto usando è un adattamento del link method che abbiamo già visto sul canale e consiste semplicemente nel trovare, nel creare un collegamento tra la bandiera e il nome. Nella bandiera si può trovare un dettaglio, una forma, un colore, e poi si collega questo dettaglio che si sceglie con il nome trasformandolo in un'immagine, appunto creando un collegamento. Adesso vi faccio un po' di esempi. Ad esempio, Angola, nella bandiera noto questo coltello e immagino di usarlo per tagliare la gola a qualcuno, quindi creo questo collegamento. Bhutan, immagino di fare buu a questo drago. Poi, questo è un po' più difficile perché non ci sono dei disegni particolari, Benin, e quindi prendo come dettaglio il verde, qui laterale e verticale, quindi mi immagino che sia un albero perché il fatto che sia verde e verticale mi ricorda un albero e immagino di appoggiarmi su questo albero e che dico che sto Benino, Benin. Immagino di passare la domenica con questo bel falco. Tutto così, insomma, tranne per quelle che ovviamente già so, e adesso si riprende.
La mattina si conclude qui, ho fatto solo un quarto d'ora in più, quindi 45 minuti perché ho avuto altre cose da fare, però sono arrivato all'AM, ho ripassato bene tutte le altre, quindi procede molto bene. E tra parentesi, quindi il timer non è tutto di fila, ma sono le ore divise nell'arco della giornata e tutto ciò che riguarda le bandiere è compreso nel timer, quindi non solo memorizzazione, ma anche ripasso, esercizi, eccetera, eccetera. Comunque, questi video fantastici sono quelli che mi hanno fatto venire la voglia di fare questo video. Bellissimi, di una cattiveria incredibile. Bandiere, dobbiamo dire cacciatore. Abbiamo tutti quanti, divertiamoci un po'. La bandiera è striscia! Sì, ma il cacciatore! Aspetta, te lo dico! Giovanni Battista! È un genio! Ho pranzato, avevo anche un po' di mal di testa, ho preso una tachipirina e ho il naso super chiuso, ma si ricomincia, sono a 45 minuti e alla lettera M. Quindi dai. Ci sono degli stati che si sentono nominare decisamente raramente. E vi faccio un esempio di questo, l'esoto, e lui è palesemente Patrick di SpongeBob, la forma è la sua con dietro una lancia e un'altra arma, e quindi io vedo lui e mi immagino che mi dice le so tutte, le so le bandiere, Patrick di SpongeBob. Sì, insomma, quindi ci sono anche degli stati un po' rari da ricordare, oltre all'associazione in sé. Ma poi soprattutto alcune bandiere sono molto molto uguali. Guardate, Romania, Moldavia, Andorra e Chad. Guardate, Chad e Romania sono praticamente uguali, semplicemente il Chad ha il blu un po' più scuro. Oppure Yemen, Egitto, Iraq, Siria. Quindi in questi casi bisogna prendere dei piccoli dettagli, come qua la scritta, invece qua le due stelle, qui l'uccello al centro, qui il fatto che non ci sia niente, e sì, perché insomma molte sono davvero davvero simili. Sono alla fine, sono alla fine. Interrompiamo. Questo non significa che io abbia finito assolutamente. Adesso riavvio e riprendo perché devo ripassarle tutte, fare un check di avercele, anche consultare una seconda lista perché ho preso una lista abbastanza casuale su internet, ma magari ne manca qualcuna. Quindi intanto siamo a 1 ora e 14 e le ho memorizzate tutte, ma adesso devo ripassare, consolidare, controllare, eccetera, però procede molto bene. Comunque sto imparando un sacco di cose, ammetto la mia ignoranza sugli stati, ce ne sono molti che non conoscevo e quindi vado a cercare rapidamente su internet ed è pieno di isole fantastiche, assurde, molto poco conosciute, appunto vedete Tuvalu, Vanuatu, un sacco di isole dei Caraibi, pazzesche ovviamente, ma molto poco conosciute, quindi ogni tanto quando capito su questi nomi, che ammetto di non aver quasi mai sentito, vado ad approfondire molto brevemente, insomma, per non perdere tempo, però giusto per avere un'idea di cosa sia, dove si trova, perché a volte capitano degli stati, dei nomi che insomma potrebbero essere in Sud America, in Asia o in qualche isola sperduta dei Caraibi, io non ho idea, per esempio c'è Santa Lucia che è una delle isole dei Caraibi e non ne avevo idea. E per proseguire l'episodio di bandiere molto molto simili, guardate, questo è Monaco e Indonesia, che è un po' più chiaro appunto rispetto a Monaco, e poi c'è la Polonia uguale ma invertito, oppure Paesi Bassi e Lussemburgo uguale, però questa volta Paesi Bassi appunto è più scuro, Lussemburgo è più chiaro, però veramente facile confondersi. Ecco, effettivamente tutte queste, tranne Kosovo, non c'erano nella lista che avevo usato io, ma ci sono qui su Wikipedia, quindi le memorizzo adesso. 1 ora e 22 ho memorizzato quelle che mi mancavano e fatto un ripasso di tutte. Adesso torniamo su questo quiz di prima e facciamo un po' di esercizio. Adesso sto facendo la stessa cosa, però prima copro i nomi così posso fare recall dal nulla e poi controllo, quindi senza indizi. Allora, iniziamo difficile, che in realtà non è difficile perché è Cuba. Ok. Poi abbiamo Turchia facile. Poi abbiamo, ok, questa non è facile perché è Trinidad e Tobago. Esatto, Mozambico. e sì, Algeria. Ok, allora bene ma non benissimo. Però devo fare ancora un bel po' di esercizio, quindi il timer continua a scorrere e noi ripassiamo e ci esercitiamo.
Facciamo qualche altro esempio di associazioni, nel frattempo la mia voce è sempre peggio. Allora, per esempio, gambia, nella bandiera un tratto distintivo rispetto ad altre bandiere sono queste piccole strisce molto sottili bianche che separano i colori. Posso immaginare siano delle gambe, ok? Gambia, molto sottili, qualcuno con tipo un fenicottero. Oppure grenada, posso immaginare che queste stelle siano in realtà delle bombe, delle granate intorno a questo edificio. Oppure Eritrea, c'è cioè questa piantina, immagino che sia cresciuta molto, sia diventato un albero, gli dico, ma qui in questa foto eri te, Eritrea? Comunque questa tecnica è piuttosto semplice ed immediata sia da imparare che da applicare, però se vi interessano le tecniche di memoria, vi lascio in descrizione il link del mio corso Mnemonica dove insegniamo tutte le tecniche di memoria, dalle basi partendo proprio da zero fino ad arrivare a quelle più avanzate, con soprattutto tutte le applicazioni, quindi studio, vita di tutti i giorni, lavoro. È un corso molto pratico con tantissimi esempi e casi studio, quindi vi lascio in descrizione appunto il link di Mnemonica. Ok, direi che ci siamo, ho finito, siamo a 1,52 e ho finito la memorizzazione e tutto, e adesso è arrivato il momento del test, quindi questo è a prescindere dal timer perché appunto serve per vedere se ho tutte le bandiere, io credo di averle, ma adesso bisogna fare il test con tutte, quindi non quiz casuali, ma e non appunto scegliendo il nome tra diverse opzioni, ma richiamandole da zero, quindi test per vedere se effettivamente le hai tutte senza nessuna scusa. Il sito che userò è questo, praticamente si hanno 20 minuti per scrivere tutte e 196 le bandiere, quindi in realtà non ci sono queste qui extra, ma non fa niente, e bisogna azzeccare anche lo spelling, quindi in realtà mi riservo alcuni errori, o meglio mi riservo di cercare lo spelling su Google per alcune particolarmente complicate, perché ovviamente il test non è questo, ma è sulle bandiere, quindi siccome alcune sono particolarmente difficili, mi riservo di cercare lo spelling, ma ovviamente sul resto bisogna scrivere il nome di tutti gli stati senza avere nessun tipo di indizio e nessuna opzione tra cui scegliere, per cui si parte. Niente, ho fallito il primo test, ho fatto 184 su 196 perché è finito il tempo e alcune che lì per lì non mi venivano o non riuscivo ad azzeccare lo spelling, più che altro sono passato avanti, poi non ho fatto in tempo a ritornarci, quindi adesso devo rifare. Allora, è passato un giorno perché ieri ho fatto due tentativi. Il primo l'ho sbagliato e l'avete visto. Anche il secondo perché me ne mancavano due. Una perché non la sapevo, me l'ero scordata. Un'altra per lo spelling. Perché strada facendo ho detto no, niente scusa, dello spelling devo anche sapere lo spelling di tutti i paesi. E quindi niente, poi ero molto stanco, stavo male alla fine e non ho fatto un terzo tentativo ieri sera, ma lo faccio adesso. Siamo ad 1 ora e 52, quindi mi prendo massimo 5 minuti per fare un rapidissimo ripasso di tutti i paesi. E poi si va con il terzo test. Finito ripasso, le so benissimo, meglio di ieri, pronto per il test. Via col test. Mancano le ultime quattro e ce le ho. Ok, ultima. Ale, oddio, sì, tutte giuste, test completato. Ok, è stato più difficile del previsto con scrivendole tutte con lo spelling. E avendocele tutte nello stesso tentativo senza il minimo errore. Quindi, bene, sfida completata. Eccoci alla fine, fare questo video è stato più interessante e divertente del previsto e mi ha fatto un po' riflettere perché io è raro che mi metta lì a memorizzare nozioni di cultura generale, perché non penso sia particolarmente utile, ma soprattutto per deformazione professionale, un po' come un medico è il peggior medico di se stesso. Io usando le tecniche ogni giorno a scopi competitivi è ancora più raro che mi metta lì a fare sfide di questo tipo, però non è detto che non ne faccia altre, quindi anzi nei commenti aspetto dei suggerimenti su idee simili per video di questo genere, perché sicuramente se escono fuori belle idee farò altri video e nel frattempo iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima.